Buongiorno, benvenuti a In Bocca al Lupo, il podcast di riproduzione assistita di FIM Madrid, l'unico centro della penisola iberica diretto per una ginecologa italiana. Sono il dottor Gomez, ginecologo, e con me, come sempre, la dottoressa Ricciarelli. Salve. Ok, grazie dottoressa, voglio dire che questa è un'idea geek, un'idea tecnologica che la dottoressa non era molto convinta, ma finalmente io penso che è illusionatissima, non so come dirlo in italiano. Ok, si dice grazie. Ok, io voglio in questo terzo programma vedere cosa succede, perché abbiamo detto il programma scorso che la coppia, la signora, può andare in Italia a fare la prima visita, anche lo può fare in Spagna, ma abbiamo tutta un planning per fare le prime visite in Italia. Così, cosa succede in questa prima visita che può essere in Italia? Prima di tutto si devono preparare, perché la prima visita può durare più di un'ora. Perché? Perché abbiamo bisogno di vedere tutta la storia di una paziente, quindi io mi siedo con loro e loro mi devono fare vedere tutti gli esami che hanno. Se non me li hanno mandati già prima per via elettronica alla clinica, così diciamo, l'abbiamo valorati prima, però se no quel giorno valoreremo, guarderemo tutti con dettaglio tutte le cose che hanno fatto, tutta la loro storia. Se non hanno niente, ancora meglio, così andiamo direttamente a spiegare di che cosa si tratta e che cosa devono fare. Se no, guardiamo, valoriamo tutta la storia e poi, in base a tutta la storia della signora, faremo il trattamento di riproduzione che è più adatto per loro. Quindi possiamo fare, se si tratta di una donna sola che ha voglia di un bambino, è semplice, guarderemo la sua storia. Se non ha niente, gli dovremmo fare degli esami preliminari, che dopo poi ti dirò di che cosa va. E dopo aver fatto degli esami preliminari, che ci si mette solo un mese a farli, non sono un prelievo di sangue e poche cose di più, possiamo già iniziare il trattamento per avere un bambino, un desiderato bambino. Sia cose che ha fatto prima, perché molte coppie hanno già trattamenti fatti, hanno tutti questi cicli fatti, hanno di portare evidentemente tutte queste a te. Certo, devono portare tutto, perché bisogna valorare tutto nei minimi dettagli, perché sempre può scappare qualche cosa che fa la differenza. E questo appuntamento in Italia, mi ricordo, io lo so, ma non lo so l'italiano, l'email, qual era l'email per inviare? L'email è info@fivmadrid.it, è facile, FIV Madrid è F-I-V Madrid. Perché sta per fecondazione in vitro Madrid. E punto es. It. It. Ah, punto it. Così è info@finmadrid.it. Esatto. Ok. E quali città sono le che si possono andare più in Italia? Abbiamo varie città. Partendo dal sud abbiamo Termoli, poi abbiamo Pescara, poi abbiamo Bologna, Lugo, Verona, Torino e Milano. Tutte queste parti possono incontrare un posto dove possono vedere a una persona o a me di FIV Madrid. Io, sì, mi permette l'audienza, come si dice l'audienza, queste, io penso che non ci sono più paelle buone come le spagnole, ma non c'è pasta buona come l'italiana. Mi ricordo Verona, è Verona, come ho mangiato bene, la città più bella del mondo probabilmente è quella città. E io lo dico sempre, ma qui a Madrid 20%, 30% del personale, della gente che lavora a FIM Madrid, parliamo italiano. E anche la direttrice è Elisabetta, che è italiana. Così è molto facile venire in Italia, non ha di venire a Spagna, e almeno può chiedere una seconda opinione. Non è che fa il trattamento, può andare per vedere cosa questi trattamenti che ha fatto già, una seconda opinione di una signora, di una dottoressa italiana esperta che anche lavora in Italia e anche lavora in Spagna. Io quello per noi in Madrid parliamo di disfunzione riproduttiva, com'è? Sì, disfunzione riproduttiva. Però non è solo una seconda opinione. Si tratta anche che in Madrid
visto che la legge lo permetteva, noi abbiamo una grandissima esperienza in eteologa, perché l'abbiamo fatta da quando abbiamo aperto, dal 1992 che abbiamo aperto, l'eteologa era all'ordine del giorno. Quindi tutto quello che si tratta di eteologa, una mamma, che una donna che non ha una coppia, che ha deciso finalmente di avere un figlio, può averlo in Spagna e possiamo vederci in Italia, parlarne in Italia e poi venire a fare il trattamento con una sola visita in Spagna, perché tutto il resto si fa per via telematica, si fa per via virtuale, così come anche le coppie che hanno bisogno di un cambio di gameti, o maschile o femminile, si può fare perfettamente. Tutte le eterologhe noi sono all'ordine del giorno e non c'è lista d'attesa e niente. Ok, grazie Elisabetta. E trasmettere questa esperienzissima esperienza che abbiamo qui a Madrid, professionale. Io penso che anche la ginecologia spagnola, anche in Italia, è vero, ma in queste cose abbiamo molta esperienza perché in Italia non si può fare. Così abbiamo finito per voi, si te poteva fare. Grazie per questa impiegamento com'è dell'italiano mio? Miglioramento. Miglioramento, grazie. Molte grazie a tutta la gente che sta ascoltando. Grazie di cuore e fino al prossimo programma. In bocca al lupo. In bocca al lupo. E crepi. Il lupo. Crepi il lupo. Grazie, ciao ciao. Siguiendo otros motivos que se me olvidan a medida que vivo contigo, y voy a ver si estoy dormido, y voy a sonreír disimulando mis quejidos provocados por tu boca cerca de mí, cerca de mí. Paso contigo toda una vida, tartamudeo cada vez que te miras, una vida que sería mía, la que es toda, toda, toda tuya, toda tuya. Juegas conmigo, sabiendo que yo te sigo, aunque no me dominas, haces una ruina conmigo. Voy a ver si estoy dormido, y voy a sonreír disimulando mis quejidos provocados.